Proprio con un applauso parte questo pomeriggio, perché al mattino c'è stata già tutta la performance che si chiama Poesia declamata, che poi faremo declamata dagli stessi autori. E adesso siamo nella fase della premiazione, quindi cosa succede, Marina? Intanto spieghiamo come avviene questo pomeriggio, prepariamo anche i nostri amici. Allora, signori e signori, grazie a tutti di essere qui. Io sono Marina Flecchia Torosano dello spazio artistico-culturale Miosotis di Torre Pellice. Quest'anno abbiamo spostato il concorso in questo splendido comune di Rorà, che si trova a 8 km sopra Luserna. Per prima cosa voglio ringraziare... Poi diremo bene dov'è. Diciamo che da Luserna dovete girare, se non proprio sopra, perché non è Luserna Alta, siamo a Rorà, è una vallata che è praticamente sempre della Valpellice, giusto? Della Valpellice, poi loro spiegheranno meglio, che praticamente va sulla sinistra. Abbiamo uno storico qua che dopo parlerà della nostra vallata, di questa splendida comune. Io per prima cosa voglio ringraziare il comune di Rorà, il signor sindaco, l'assessore alla cultura che ci ha praticamente trasportato qui da Luserna in belle maniere, perché ci hanno accolto veramente a braccia aperte, di questo sono felicissima. Grazie a tutti gli altri sponsor che abbiamo trovato. Grazie a te Daniele. Lei è una comandante, capisce? Sì, siamo tra due galli, come si dice, due polli nel gallaio. Allora, grazie a te Daniele che ci offri la televisione. Grazie al maestro Maurizio Rinaudo. Ti devo far pagare il canone, quello privato. Però. Maurizio Rinaudo che è il nostro sponsor principale, e poi pian piano tutti gli altri sponsor che ci hanno offerto coppe, trofei, medaglie, verranno elencati mentre consegniamo i premi. Grazie soprattutto ai partecipanti, perché se non c'erano loro il quinto anno di concorso letterario Miosotis non sarebbe... Non ci sarebbe.